sono tutti gli amici presenti. In particolare gli amici delle Muse, Lucio Calabria, il suo presidente e critico d'arte, professore Giuseppe Rivoti, l'avvocato Francesca Lagostino, vicepresidente dell'Associazione delle Muse, e il collezionista d'arte Nicola Palazzo. Come di consuetudine e in occasione della 14ª giornata del contemporaneo promossa da MACI, Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiana, la Galleria Zeusi quest'anno diventa protagonista con la mostra di pittura dal titolo Dialogo con l'arte, il muro, che va dal 12 al 20 ottobre. A proposito di questa edizione vorrei leggere un piccolo appunto che MACI invia come presentazione dell'evento. Allora, tutti gli aventi alla 14ª edizione della giornata del contemporaneo, come ogni anno MACI ha affidato a un artista la realizzazione dell'immagine guida della giornata del contemporaneo. Per questa edizione, che si svolgerà sabato 13 ottobre 2018, la scelta del direttore dei musei associati è ricaduta su Marcello Malberti. Questa è l'immagine. Questa, sì. Con Medusa 2018. L'artista sarà anche protagonista per la prima volta di una mostra personale diffusa su tutto il territorio nazionale. In questa occasione i musei MACI apriranno gratuitamente i loro spazi e ospiteranno simultaneamente e per un giorno una selezione di opere di Malberti, offrendo al grande pubblico la possibilità di conoscere e approfondire la produzione performativa dell'artista. E quindi con grande piacere che vi invitiamo la fanzina realizzata in collaborazione con Marcello Malberti, con la speranza che il vostro sostegno ad MACI e al sistema dell'arte contemporanea possa essere confermato in futuro, rinnovando la vostra adesione in occasione delle prossime edizioni della giornata del contemporaneo. Con i migliori auguri per il successo delle vostre iniziative vi ringraziamo per aver aderito e appoggiato i nostri migliori saluti. A MACI, Associazione del Museo del Lavoro. Questo. Quanto alla nostra manifestazione, quella di questa sera, è un progetto culturale sull'arte per riscoprire la storia del nudo. Tema artistico complesso da affrontare per le sue numerose varianti, sia formali che estetiche ed iconografiche. L'argomento è considerato da alcuni storici dell'arte uno dei temi più importanti della storia dell'arte occidentale. E anche se spesso è associato con l'erotismo, il nudo può in realtà acquisire varie interpretazioni, significati alternativi. Significati inerenti alla mitologia, alla religione, allo studio dell'anatomia, oppure, infine, per le sue qualità intrinseche, a quello della massima rappresentazione dell'idea della bellezza e perfezione estetica, come possiamo notare, ad esempio, nell'arte figurativa dell'antica Grecia. Una delle culture in cui maggiormente è proliferata la rappresentazione della nudità artistica è stata proprio quella del mondo classico greco-romano. Qui è stata concepita come ideale di perfezione, di bellezza e bellezza assoluta, concetto questo che è perdurato nel classicismo e che condizionò in buona parte la percezione della civiltà occidentale nei confronti e non solo del nudo, ma anche dell'arte nel suo complesso. L'arte rinascimentale ripropone il nudo classico come esempio della bellezza ideale. La sovrabbondanza di rappresentazione del nudo viene spiegata da Benvenuto Cellini. Egli sostiene, difatti, che il corpo umano è, senza alcuna ombra di dubbio, la forma più perfetta esistente in natura. Non ci si deve quindi affatto sorprendere che venga spesso e volentieri raffigurato. Il primo a comprendere pienamente l'identità del nudo con la più alta arte figurativa è stato Michelangelo, che ha fatto del nudo lo scopo supremo della sua arte. Per lui l'arte e il nudo erano sinonimi. Infatti il culmine del nudo artistico rinascimentale si è realizzato per l'appunto con il lavoro di Michelangelo Buonarroti,
per il quale, diversamente da qualsiasi altro suo contemporaneo, il corpo aveva carattere divino. A causa della propria fede nel neoplatonismo, idealizzò in una maniera estrema le forti emozioni che provava nei confronti della bellezza maschile, per cui la sensualità nelle sue figure nude si trasforma diventando espressione trascendentale in qualcosa di più alto e tangibile, sfuggente e sublime, puro e infinito. Ovviamente possiamo citare tanti altri artisti che non stiamo qui ad elencare perché altrimenti non finiamo più di dire. Però possiamo ricordare ad esempio Rubens, Delacroix, Goya, Tinti, eccetera. Nel XIX secolo però, soprattutto con l'impressionismo, il nudo ha cominciato a perdere il suo carattere eminentemente iconografico per essere rappresentato nelle sue qualità estetiche molto più semplicemente profane. L'immagine nuda, sensuale ed autoreferenziale prese così un corpo alla volta sopravanti. Infatti vediamo anche la mostra di questa sera è vago, non è più che quella che veniva rappresentata nel Rinascimento e negli altri secoli, diciamo, secoli passati. Secondo lo storico e critico spagnolo Francisco Carlos Serralde, la nudità non è solo una forma d'arte, ma è un punto inquietante tra il naturale e il cielo, tra l'ideale e il vero, tra il carnale e lo spirituale, in definitiva tra il corpo e l'anima. Ringrazio e grazie alla parola alla vicepresidente Francesca D'Agostino. Sì, grazie. La conosciamo per la prima volta, quindi un applauso. Ringrazio tutti, soprattutto perché sono stata, diciamo, onorata di rappresentare in quella edizione questa situazione così importante, le muse. Non lo dico appunto solo sì per falsa modestia, ma effettivamente il presidente, il professor Epivoti, è un tutto di energia, di professionalità. E sinceramente appunto stare insieme a loro aiuta l'anima, in quanto è un arricchimento continuo ed è una qualcosa che effettivamente io consiglio di fare a chi ne abbia interesse, perché crescere nell'arte e nella formazione è qualcosa di particolarmente importante. Conoscere l'arte, avvicinarsi a tutte le espressioni dell'arte, così come appunto l'associazione fa, ed è fondamentale per l'essere di ogni persona. Oggi ci troviamo qui appunto insieme a tutti voi per assistere e partecipare a questa mostra molto importante, e anche questo è un momento di riflessione oltre che di conoscenza. Riflessione perché effettivamente ci rendiamo conto che nel bagaglio culturale di ciascuno di noi, anche senza essere artisti, alcune conoscenze riaffiorano, appunto lei parlava del neoclassicismo, della bellezza, dell'incarnazione della bellezza, quindi anche se noi adesso vogliamo pensare alla donna del tempo, raffigurata anche in epoca, e alla donna di oggi, quindi fare il raffronto con queste tele, no? Anche senza essere un artista, io per carità non lo sono, però effettivamente si cresce e si apprezza ogni occasione nella quale, come quella di questa sera, ci si può incontrare, confrontare e imparare, soprattutto crescere da tutti i punti di vista, sia da quello personale che appunto della formazione. E quindi noi siamo qui con molto piacere, cercando di ampliare sempre di più, in quanto questo è lo scopo della nostra associazione, gli incontri, le conoscenze, il modo di potersi incontrare in qualunque posto d'Italia, non soltanto a Reggio Catanzaro, ma ovunque poi ci porti la nostra vita. Va bene? Grazie. Intanto buonasera a tutti, ringrazio Marisa alla galleria per avermi invitato e ho accettato con piacere e soddisfazione l'invito di questa mostra, che devo darvi una buona notizia, e questa galleria, siccome da un po' di tempo
che sta facendo delle cose molto interessanti e si avvicina a quella che è la ventata che vi posso portare io da testimone, che alcune cose stanno cambiando. Nel senso che stanno cambiando non solo in termini, parlo di storia, ma di mercato, ormai la vita bisogna fare i conti con il mercato, e quindi non lo possiamo nascondere, ma devo dire che Marisa ha azzeccato una mossa giusta, così si può dire, a mio avviso. Perché? Perché c'è una ventata di italianismo, se così si può dire, forse magari mi correggerete, sotto tutti i punti di vista. Cioè, noi come Paese Italia siamo conosciuti per la storia artistica per il discorso di figurativo, di classico, di nudo. Cioè, l'Italia è forte proprio per questo passato, dove è stata contrastata per molti anni dall'espressionismo, dai fenomeni americani, inglesi, pop, eccetera. Quindi io vi posso dire che c'è questa ventata di piccolo cambiamento. Piccolo cambiamento perché il figurativo, il classico, il nudo, erano stati un po' messi, non dico da parte, ma un po' tralasciati, quelli che erano i grandi fenomeni, la scuola romana, tutte le avanguardie, diciamo, classiche, eccetera. Non mi vorrei dilungare. Quindi siamo contenti che noi, tutti noi stasera, possiamo dire che siamo al passo coi tempi. C'è quello che si sta facendo altrove, vi posso comunicare che siamo giusti, cioè non stiamo facendo una cosa che non c'entra nulla con gli altri. Quindi stiamo andando bene. E questo è un motivo di soddisfazione, perché abbiamo, tramite Marisa, azzeccato, insomma, quelle che sono i gusti, insomma, degli italiani, di tutti gli europei, per quanto riguarda la figurazione italiana, che è la massima, diciamo, espressione, alla fine, no? I grandi maestri, non solo del Novecento, ma anche a ritroso si citavano Paolo Michelangelo, i grandi maestri che hanno fatto veramente la storia, i grandi capolavori, perché delle volte si dice, guarda quel capolavoro, state zitti, perché capolavoro si dice per alcune cose, non per tutti. Capolavoro possiamo dire a pietà, capito? Ma non possiamo dire tutto capolavoro, perché sennò veramente diventa una cosa. E allora noi siamo orgogliosi da italiani di dire che noi siamo figli, insomma, di questi grandi maestri. Quindi sono contento dell'invito. Per quanto riguarda i quadri, non voglio entrare nel tecnico, perché poi magari ci sarà Giuseppe che entrerà proprio nel merito, però voglio dire che questi quadri che io ho visto, devo dire che mi aspettavo di peggio. Io sono molto difficile, cioè, sono crudele. No, io sono così, è inutile che io mi sono scontrato pure con altri, perché devono crescere le persone, non dobbiamo dire bravo, continua, vai avanti così, che vai per il burrone, ti butta a terra, finisce, muori. Mi aspettavo di peggio, quindi è positiva la mia visione, perché qua si parla di arte visuale, l'arte visiva, cioè i miei occhi si devono soddisfare, abbiamo un cicasso. Cioè, quindi io penso che questi quadri nel complesso non mancano di interesse. E quindi devo fare i complimenti a tutti gli artisti, se posso, e poi Marisa che l'ha coadiuvato, insomma, all'intervento che ha fatto l'avvocato, e quindi fare un applauso per gli artisti che veramente sono stati veramente bravi. Non mi vorrei dilungare, vi dico che ci potrebbe essere un proseguio. Posso aprire questa parentesi? Certo. Apro una parentesi, poi la chiudo subito, nel senso che io ho preso una collaborazione con un museo molto importante, artisti internazionali, che sta facendo, insomma, un mercato importante, una storia, stiamo cercando di portare avanti, perché sono morti degli eredi. Gli eredi purtroppo facevano quello che potevano, ma poi non potevano fare nulla, perché se non sei dentro, come risparmiamo la prima cosa, in dei meccanismi, non conosci veramente chi comanda oggi il mercato dell'arte e l'arte, che poi sì, no, insomma, purtroppo non vai avanti da nessuna parte. Allora io sono stato contattato da questo museo che si trova a Recanati,
dove loro mi hanno detto: guardate, noi vi possiamo dare quello che volete, noi dobbiamo fare questa, dobbiamo portare questa artista alla ribalta, perché ci sono grandi manovre finanziarie che meritano. E poi si è stato istituito questo museo che è bellissimo, poi magari si possa fare una vista guidata, che poi da fuori da lei c'è la casa di Leopardi, di Giacomo Leopardi, che si può visitare anche a titolo gratuito, perché posso io parlare con il direttore, che ci sentiamo due o tre volte al giorno, si innamorando, mi chiamo due o tre volte, la persona brava, insomma, disponibile e tutto quanto. E quindi allargare proprio gli orizzonti, come diceva l'avvocato, non solo nel nostro territorio, ma allargare proprio il confine, cioè andare proprio a quello che sono pure gli scambi, no? Tra gli artisti, tra le artisti, perché magari noi abbiamo delle qualità, noi abbiamo delle qualità, perché non significa che tu stai a Milano e sei più bravo di me che sono a Reggio. Ma chi l'ha detto? Poi c'è scritto, poi c'è scritto. Quindi, voglio dire, uno scambio continuo tra gli addetti ai lavori, ma anche chi magari, è quello che dicevamo prima, che chi non ha fatto una scelta di vita per dire io faccio per esempio questo lavoro, no? Perché voglio capire, ho fatto una scelta di vita, ma anche chi non l'ha fatto la scelta di vita, ma che fa questo perché ha la passione di farlo, perché no? Andare avanti e conoscere altra gente, altri posti, è bello che c'è uno scambio di opinioni, di idee, di diversità, insomma, che uno può, insomma, cercare di accapararsi come conoscenza. Io quello che dico io, bisogna stare sempre umili, lo ripeto a te, non sono andato da nessuna parte, e non mi gioco su base, non mi trovo a Catanzaro. Questo no, guarda, è vero, perché purtroppo delle volte ci dimentichiamo. Non so, se hai fatto delle cose, sei un grande, sei bravo, siamo preparati, tu. Stiamo sempre che dobbiamo sempre conoscere, imparare, cioè andare avanti. Io posso avere bisogno di te, tu puoi avere bisogno di me, tutti dobbiamo aiutarci. Io sono disponibile, qualsiasi cosa, posso, se vuoi posso chiedere anche a voi se voi siete disponibili con me. Faccio i saluti e poi passo la parola al critico Giuseppe Di Marco. Grazie. Buonasera, ben trovati. Quando ci si rivede per la MACI vuol dire che l'anno invernale sta iniziando e quindi la nostra collaborazione ha un inizio importante in occasione poi di questa 14ª giornata del contemporaneo. Insomma, avete conosciuto un po' anche un personaggio nuovo che è la nostra vicepresidente delle Muse, e proprio per noi è il periodo, insomma, in cui iniziare a fare dialogare gli artisti. E in effetti non a caso questa sera Speranza Gigliotti, Vincenzo Elia, Mirella Bruni, Angelo Di Lieto, Vilma Pipicelli, Liana Mauro, Michele Bellisario, Nicola De Luca, Ornella Cicuto, Lia Antonini, Mimma Galelli, Graziella Colistra, Santina Milardi, Francesco Logoteta, Grazia Papalia, Filippo Bucca, Angelo Meduri, Daniela Campigelli e Pina Calabrò entrano in dialogo con che cosa? Con quella che Nietzsche chiama la mascherata, che si chiama abbigliamento, ovvero il nudo è proprio volersi liberare da quella maschera che l'abbigliamento crea nei rapporti di ognuno di noi. Chiaramente quando si parla del nudo, e voi stasera lo dimostrate, è chiaro che è difficile quello che è la restituzione con il dato anatomico, perché in effetti l'anatomia, il gioco anatomico, è un qualcosa di atavico che gli artisti si portano sin da quella che era la tradizione sumerica, da quella che era la tradizione egiziana e successivamente romana e greca. Perché? Perché in effetti la rappresentazione sia dell'uomo che della donna, nella sua accezione tipicamente virile, ha una sua identificazione che parte su per giù dal 500. Quando l'artista praticamente all'era, nel 500, nella rappresentazione della casta Susanna, che poi in effetti Susanna fu un personaggio casto, ma
secondo la tradizione biblica poi stava per essere sottoposta a una vera e propria violenza. E allora Allen la rappresenta nel 1500 proprio con quell'atteggiamento casto e puro nei confronti degli altri due uomini che la vedono per la prima volta senza abiti. E lì che cosa si crea? Si crea una netta demarcazione con che cosa? Con quello che è il dato dell'erotismo nella pittura. E quello, il valore aggiunto nei confronti di una tradizione che, partendo nella sua accezione greca, aveva visto il principio dell'aritmia e della simmetria del corpo umano, per cui la colonna doveva essere a grandezza dell'uomo nella sua suddivisione del cosiddetto canone. Quindi di quel canone che quello stesso Policleto riuscirà a riportare, per non dire poi la rappresentazione femminile nell'arte sumerica e nell'arte mesopotamica, dove in effetti l'eterno contrasto tra la forza, tra il bene e il male, veniva rappresentata da questa divinità, da questa Venere che trattiene questi serpenti, per cui il tema della rotondità e della fecondità della donna ha proprio questa sua identificazione tra una parte diciamo esposta, ovvero il seno, che era probabilmente quel senso di prosperità che veniva offerto al devoto, e poi praticamente la base in cui questa donna veniva sottoposta attraverso questo costume molto geometrizzato, molto, molto perfetto. Nella tradizione del corpo e quindi della nudità, noi abbiamo assistito a tanti cambiamenti. Per cui negli ultimi anni, per esempio, un noto personaggio americano che voi conoscerete, avete sentito nominare, che si chiama Jeff Koons, prendeva la sua tanto cara mogliettina che si chiamava Ilona Staller, ovvero la famosa, no, attrice cicciolina, e la identificava e la inseriva all'interno dei processi, no, di identificazione spaziale e temporale con elementi marini, con elementi estrapolati da una territorialità quasi, quasi fantastica. Perché? Per creare questa illusorietà, questo iperrealismo tra realtà e finzione del corpo umano. O la stessa Orlando, ne parlavamo tanti anni fa qui, che afferma che la tela non esiste, ma la tela vera e propria è la propria pelle, per cui si sottopone continuamente a delle micro diciamo operazioni chirurgiche, perché se il corpo deve ambire a una bellezza, non esiste il canone della bellezza, ma deve essere sempre in fieri, ovvero in trasformazione. È chiaro che comunque la sua esaltazione della bellezza, la pittura ce la dà nell'Ottocento. La colazione sull'erba di Manet è uno dei quadri più belli, in cui questi signori che rappresentano l'ambiente parigino, vestiti alla maniera, insomma, del tempo, in maniera conviviale e al tempo stesso anche civile, potremmo dire, dialogano con una donna, tra virgolette, donna di facili costumi del tempo, che non è la donna che lo stesso Toulouse-Lautrec, in un periodo quasi coevo, identificava, ovvero donna di tipo stribolo, che poi era anche la donna di Modigliani o artisti che andavano, anche lo stesso Picasso, a trovare, a diciamo, sviscerare, non per la carnalità, ma probabilmente per quel gioco di sporgenze e di rientranze che forse gli stessi sumeri avevano dato, che poi gli egiziani riproducevano nella pittura, però in maniera diversa, perché anche il corpo mostrato, accentuato, offerto, se degli schiavi o delle categorie più elevate, venivano rappresentate per ordine di importanza. Quindi c'era anche nella pittura un ordine gerarchico. Quindi voi dovete immaginare come la stessa storia dell'arte dà al corpo, che è la cosa probabilmente più democratica che tutti noi, sia in genere femminile e maschile, abbiamo, perché è un elemento comune, la caratteristica è quella. E di conseguenza la stessa Orlando, ne parlavamo prima, identifica la pelle come un qualcosa che deve essere sempre sottoposta a una rapida trasformazione. Entrando in questa galleria, noi comunque possiamo ricavare, attraverso l'utilizzo
utilizzo della tecnica per eccellenza, che qua il nostro Nicola De Luca della matita, dello sfumato, no? Naturalmente dà nella sua identificazione, e che naturalmente ci fa riecheggiare anche quelli che sono un po' le forme di quella pittura francese, dove la luce, naturalmente questa luce portata e questa luce riflessa, poi va a identificare che cosa? Con il chiaroscuro. Il gioco delle masse è il gioco praticamente di queste sporgenze e rientranze, che la sinuosità del corpo femminile, ma come diceva l'altro giorno qui la mia amica Marisa, dice anche il corpo maschile ha nella sua bellezza, dice siamo abituati a che cosa? A un altro cliché, a quello di avere visto sempre nell'arte anche l'evoluzione del corpo femminile. Guardate il canone inverso dei giorni d'oggi rispetto all'arte classica che ci ha preceduto. Nell'arte classica la donna era relegata all'ambiente domestico, di conseguenza erano pochissimi i casi in cui la donna veniva rappresentata sotto forma di divinità con i cosiddetti panneggi umidi. Perché erano i panneggi umidi? Le grazie del Canova hanno i panneggi umidi. Che vuol dire? Vuol dire che questi panni, in questo gioco di panneggio o panni, perché il panneggio si chiama, ecco, panno, tanto per intenderci, nel momento in cui veniva vestiva il corpo, si vedeva il gioco della trasparenza. Ecco, la parola umidi andava a rappresentare questo velo e non velo, che poi identifica il neoclassicismo di Winckelmann e Lessing, tanto per intenderci, e che poi, no, crea un vero e proprio genere che insomma anche questa donna che rinasce a nuova vita tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, Mucha, che è uno dei più grandi artisti che rappresentano lo stile decor, il junk style, tanto per intenderci, l'equivalente del liberty, dello stile floreale prettamente italiano, la rappresentano all'apoteosi della sua verità. Ma lo stesso Clint, no? Quando identifica la donna, la identifica per questo corpo procace, quasi vampiresco, nei confronti di una società del tempo prettamente maschilista. E allora dico, per dire, il corpo è donna, per esempio, alcuni quadri io li conosco di più, altri li sto vedendo stasera per la mia volta. Nel momento in cui voi vi trovate di fronte a un'opera del genere, in effetti questa donna, questo corpo, altro non è che la vicina Messina. Questa è l'opera divina Calabro, perché è il gioco della fata morgana, dove, ecco, la natura insomma si identifica in questo gioco di sovrapposizione. Quindi da Reggio a Messina questa illusorietà della fata morgana, anche se poi è resa con l'illusorietà della tecnica musiva e quindi anche di materiale del riciclo. Questa è l'opera, se non sbaglio, aiutami Marisa, di Vieto, e naturalmente anche nel momento in cui c'è l'utilizzazione del collaggio della carta, no? E quindi questo gioco di incastri, eccetera, la classicità, e devo dire che questo è un richiamo molto attuale, perché il discorso etnico, no? Anche l'arte ci racconta quelle che sono le tematiche delle migrazioni, quello degli arrivi e quello degli abbandoni, e ci richiama che cosa? Come alla fine dell'Ottocento si usava il cosiddetto mito dell'esotismo, cioè le donne di Gauguin, così come le donne di Delacroix, si utilizzava, diciamo, quel richiamo orientaleggiante, per cui le donne alla maniera orientaleggiante venivano abbigliate e venivano riprese. O lo stesso per Filippo Bucca, che con questo taglio grafico, praticamente con l'aerografo, gioca su che cosa? Su quello che è un non colore, sul bianco, e cerca praticamente così di creare l'illusorietà tra figura ed sfondo. La stessa, per esempio, Wilma Pipicelli, che cosa fa? Fa praticamente il gioco dell'alternanza, il giorno e la notte, come la donna probabilmente scandisce in questa divisione, ecco, di spazi i due aspetti, fermo restando che le negatività incombono sempre su quello che è lo stato e l'evoluzione della società di un tempo. E poi chiaramente parlavamo di queste migrazioni, Speranza Gigliotti, sempre con questo richiamo, no? Africano, eccetera, ripropone quello che è il dato etnico,
E poi ancora, aiutami con i cognomi, Marisa, perché io... Liliana Mauro, che cosa? Quello della concezione del superomismo che ai primi del Novecento, no? Anche determinate ideologie portano avanti questa forza che non è una forza classica nel vero senso della parola, ma probabilmente è più una forza praticamente, come posso dire, ideale, spirituale, che prettamente fisica anche dai colori. E se la femminilità è anche definita dal corpo, tutti i corpi, come nel caso di Francesco e con Logoteta, hanno delle linee che solo un'attenta mente, no? un'attenta donna può rianimare. In che cosa? Nell'indefinito. Quindi in effetti questo corpo si perde e si dilata nell'atmosfera. E la classicità, anche la stessa Marisa l'ha saputa praticamente, questo superomismo, no? Questa esaltazione della forza si perde, chiaramente probabilmente rappresentata nell'illusorietà di un discorso riproduttivo, no? Quindi più attuale, poi si perde nell'indefinito, in quello che il discorso chimerico, in questo gioco chimerico che continua, ma la stessa classicità quasi speculare di Grazia Papalia, e o anche praticamente in Lia Antonini, dove probabilmente c'è più un richiamo metaforico quasi mitico, perché in effetti la donna nella classicità viene rappresentata proprio nella sua identificazione mitologica. I miti, Scilla è donna nella sua, la stessa, il Apollo e Daphne hanno sempre questa identificazione, la stessa arte barocca porta l'elemento femminile sempre come se fosse un elemento divino. Mimmi, magari lei ci parla di che cosa? Di quello che è praticamente questa restituzione quasi metallica, tagliente, bronzata, come voi potete notare, proprio il senso del metallico di questo corpo, con questo drappo, panneggio, che poi in effetti sembrano delle lingue di fuoco che si perdono, no? che fuoriescono dalla tela stessa. E anche parlavamo di questi richiami praticamente quasi come se fossero un po' geometrizzati, un po' deco, anche nel caso praticamente di Vincenzo Elia, perché io i cognomi non li vedo tanto bene, e quindi come voi potete notare si perdono in questo gioco di incastri. Classicismo pure assoluto e lezioso per il nostro amico Nicola De Luca, e poi naturalmente per Ornella Ciputo che cosa? In effetti la donna poi diventa non solo ieratica affermazione, ma diventa poi immagine a tutto tondo, perché il proprio corpo è ciò che noi siamo, il nostro approccio nella sensualità quasi da copertina, perché in effetti sembra quasi di vedere l'immagine, la restituzione, come posso dire, presa in diretta di quello che è l'essenza fisica della donna. E per Mirella Bruni, che continua questa sua diversificazione tra questo che è questo richiamo prettamente decorativo di questo drappo che accoglie, e questa identificazione del corpo che non è solo colore, ma è questo gioco continuo di rientranze, sporgenze, cartacee che vanno poi a richiamare questa donna molto contemporanea, molto 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 moderna. Per invece la colistra, il voler adattare che cosa? Cromatismi più accesi rispetto a cromatismi più leggeri, per cui in effetti questo corpo si perde nell'atmosfera ed emerge che cosa? Un effetto più disegnato rispetto che ha un effetto molto più leggero. Quindi ci sono altri casi, Manuela Lucarà, Angelo Veduri, ci sono tantissime altre opere. E poi io stavo per riprendere la posizione, finale, e poi la donna può diventare musa inquietante. Perché musa inquietante?
perché in effetti, se noi dicevamo prima il discorso di Kim, perché c'è sempre nella donna un effetto effimero, un effetto quasi diabolico anche, no? Per cui c'è l'imprevedibilità, e noi questo lo vediamo dalla testualità e probabilmente anche da questi rossi, da queste sovrapposizioni di rossi che probabilmente vanno ad identificare proprio questa doppiezza comportamentale che in effetti è insita dentro ognuno di noi, ma che in effetti poi trova la sua identificazione, ma anche la stessa Santina Milardi nel discorso riproduttivo poi si libera di tanti orpelli cromatici, e naturalmente anche ciò che è stato nell'arte può essere riprodotto se la tematica è quella che la nostra Marisa ha dato, il dialogo tra le arti e quindi il dialogo con il mondo. È chiaro che naturalmente il manifesto che la giornata del contemporaneo ha dato è proprio un richiamo a che cosa? Un richiamo che il corpo diventa superficie di immagine che può essere arricchita, in questo caso voi che cosa vedete? Il richiamo del mare, l'ecologia del segno, che è molto attuale. Il richiamo del mare avrebbe potuto truccarlo di azzurro l'autore, avrebbe potuto, mentre questo copricapo che guardate fa vedere solo gli occhi e occulta la bocca, come per dire che questi signori, questi personaggi non hanno possibilità di dialogo nonostante provengano dal mare. Ma non è solo il richiamo del mare, perché voi sapete che nella simbologia, e soprattutto poi io credo ci sono anche dei colleghi di disegno, quando si disegna la conchiglia vi è proprio una costruzione geometrica, perché la conchiglia rappresenta l'origine di tutte le cose, è ventre, è grande madre, è una forma che non è inviluppata, è sviluppata, perché parte da una parte della zona centrale e poi si diparte, cioè si allarga dall'interno verso l'esterno, prendendo con sé. Quindi credo che questo messaggio, che è il messaggio che una magia dà, è un messaggio attuale, contemporaneo, liberandoci appunto, come ho detto all'inizio, di quell'abbigliamento che è maschera, come affermava Nietzsche, del tempo attuale, ma che nel contemporaneo occorre poi liberare, perché solo così ci sarà l'essenza. E poi non dimentichiamo che cosa? Che un altro elemento comune di tutti questi di queste opere che avete presentato è la gestualità. Ogni corpo ha una sua gestualità, che può essere una gestualità invitante, ma può essere anche una gestualità opprimente, no? Voi vedete che alcuni corpi si offrono, altri invece si inviluppano. E vi ricordo, come ho detto anche all'inizio, che sono nel 500 i valori sacri della Bibbia vengono quasi eroticizzati, per cui grandi artisti che vanno da Michelangelo a Raffaello, ricordate opere importanti come nella Sistina, dove il nudo maschile doveva essere coperto, eccetera, eccetera. Quindi anche la storia dell'arte è questo grande patrimonio di immagine, per cui il nudo, che è cosa difficile, dicevamo prima, a rappresentarsi, in questo caso è stato un medium trattato, identificato, scavernato, probabilmente anche diversificato da ognuno di voi, seguendo quei parametri che il tempo, la storia e l'arte ha consegnato. Quindi vi chiedo a voi, e quindi buona visione, buona mostra fino al prossimo Pazzarolito, 14ª giornata del contemporaneo a Maci. Si celebra l'arte contemporanea cercando quelle peculiarità che appartengono poi al genus loci, cioè a quella identità del luogo che in questo caso promuovono il nudo. Marisa Scicchitano, direttrice della Galleria Zeusi di Catanzaro, nonché presidente di Arte Club Accademia, per questo evento che riunisce Reggio Calabria e Catanzaro. E buonasera.
Anche quest'anno la Galleria Zeusi con l'Associazione Arte Club Accademia e l'Associazione Le Muse abbiamo voluto organizzare la manifestazione, questa manifestazione voluta, un evento promosso da AMACI, l'Associazione dei Musei dell'Arte Contemporanea Italiana. Quest'anno la Galleria ha voluto dare un tema che magari era un pochino passato in secondo ordine visti i tempi che corrono. Abbiamo voluto ritornare indietro con la storia del nudo. Infatti devo dire che tutti gli artisti sono riusciti ad entrare proprio nel tema e nella maniera veramente assoluta e veramente interessante, tutti bravissimi, quindi io ringrazio soprattutto gli amici artisti dell'Associazione Le Muse e dell'Associazione Arte Club Accademia che hanno partecipato in maniera così spontanea e massicciamente. Lei a Zeusi, quindi nel discorso introduttivo anche la nuova vicepresidente dell'Associazione Le Muse, l'avvocato Francesca D'Agostino. Una prima full immersion nell'arte a Catanzaro. Il nudo è l'arte, il corpo può comunicare, no? Il corpo comunica sempre, comunica le proprie impressioni, comunica gli stati d'animo, comunica la bellezza soprattutto. E non è una questione soltanto di sinuosità, ma proprio di capacità di essere recettivi ed esprimere i propri sentimenti in maniera chiara, in maniera appunto decisa. Il corpo comunica sempre, comunica.